Verificare lo stato di consistenza dei luoghi, avviare nel più breve tempo possibile i lavori di messa in sicurezza e gestione del percolato che fuoriesce dal piede della discarica. Questo è l'obiettivo del sopralluogo svolto ieri dall'assessore all'ambiente e rifiuti Daphne Musolino, nominata anche subdelegata alle attività esecutive nell'area sequestrata nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura in merito alla discarica di Portellarena. Un sopralluogo effettuato alla presenza del personale del Nucleo di Polizia Ambientale della Guardia di Finanza e dell'ingegnere Armando Mellini, direttore dei lavori della messa in sicurezza del sito. Un sopralluogo necessario per predisporre una relazione sullo stato dei luoghi, discussa oggi nell'ambito di un tavolo tecnico che ha visto interessati tutti i soggetti coinvolti, non solo alla gestione straordinaria e urgente della raccolta del percolato, ma anche a tutte le fasi successive del progetto di messa in sicurezza dell'area. È emersa la necessità di tanto provvedere alla raccolta di questo liquido di percolato che ha dato origine alla disposizione di sequestro della discarica che è seguita a fine ottobre, nei primi di novembre, e per la quale ci stiamo adoperando, perché purtroppo abbiamo trovato una situazione che era anche per quantità di liquido che fuoriesce superiore alle iniziali rappresentazioni, e quindi ci pone nella necessità di adeguare anche questi di raccolta e ci stiamo provvedendo, e dall'altro anche un sopralluogo che ho fatto con il direttore dei lavori, che è l'ingegnere Armando Mellini, ai fini poi della consegna delle aree per l'avvio dei progetti di messa in sicurezza, perché il decreto di sequestro disposto dalla Procura ha chiarito che comunque i lavori devono andare avanti, quindi il sequestro è stato fatto per questa situazione che diciamo contingibile, ma senza voler in nessun modo intralciare o rallentare i lavori di messa in sicurezza. Quindi ci stiamo muovendo su entrambi i fronti. E già stamattina ho chiesto poi alla Procura della Repubblica di autorizzarmi all'accesso alle aree ai fini della consegna alla ditta che si aggiudica dei lavori per la messa in sicurezza, in modo da procedere realmente all'esecuzione di questi lavori.